Francisco ha scelto per il terzo anno consecutivo di rinnovare la fiducia al progetto Fabbrica Futuro di Este. Fabbrica Futuro è un progetto sicuramente interessante, ricco di contenuti. Abbiamo trovato anche un ottimo riscontro in termini di database e di possibilità di incontri con i clienti. Noi pensiamo che la contaminazione e quindi anche generare cultura d'impresa verso imprese e manager sia in questo momento fondamentale, importante per noi per farci conoscere, ma ancora più importante per manager, imprenditori che partecipano, venire a conoscenza di punti di vista differenti, da una parte i grandi software vendor e dall'altra società di consulenza come la nostra che possono effettivamente rappresentare una roadmap implementativa. Per me era importante trovare gente della macchina utensile nuova. Nella realtà abbiamo visto che spesso e volentieri le persone che partecipano a questo tipo di manifestazione sono di tutti i tipi, di tutto il manufacturing possibile e immaginabile. Quindi anche oggi qui a Bologna non c'è più soltanto la macchina utensile, c'è addirittura il Digital Enterprise Team, che è quello che sovrintende a tutte le tematiche digitali all'interno di Siemens Italia. Devo dire sinceramente che sta portando dei grossi risultati per noi per quanto riguarda il prodotto, tra l'altro per le persone che stiamo conoscendo, aziende che magari per noi erano un po' oscure, magari non conoscevamo bene, si sono presentate da noi e stiamo creando del business che ci porterà probabilmente a lavorare con loro per i prossimi anni. Abbiamo avuto modo di conoscere Fabbrica Futuro, che è questo roadshow che tocca diverse città italiane. E abbiamo capito che Fabbrica Futuro è in grado di coinvolgere un pubblico di qualità e un pubblico trasversale. Derga quindi ha deciso di aderire quale sponsor a queste iniziative per far conoscere i propri prodotti, le proprie soluzioni a questo pubblico. Inoltre con Edizioni Este abbiamo attivato anche una collaborazione sul loro sito attraverso il quale abbiamo modo di raccontare le nostre esperienze. Grazie alla collaborazione dei loro giornalisti abbiamo realizzato delle interviste molto importanti e quindi raggiungere un pubblico più ampio. Crediamo in questo evento che mette insieme le aziende della manifattura, le aziende realmente produttive. Le dinamiche sono sicuramente buone, ci permette di parlare dei nostri argomenti con una platea qualificata e oltretutto Este nella sua organizzazione ha sempre uno sguardo rivolto al futuro, per cui confidiamo che nelle nuove edizioni ci siano ulteriori novità da poter condividere.